with Nick Fry. Siamo qui con il signor Nick Fry subito dopo il Gran Premio di Monza. Come valuta il Gran Premio per voi? Non è andato particolarmente bene per noi, la vettura non è particolarmente buona sui circuiti veloci, per cui sia Spa che Monza sono state gare piuttosto difficili per noi. Ovviamente ci siamo divertiti un po' oggi sul bagnato, ma il risultato finale non è stato così buono. La stagione per voi finora è stata sicuramente una stagione in miglioramento, anche con l'aiuto di Rosso e tutti i nuovi team. Ingegneri nel vostro team, siete soddisfatti dei risultati finora? Dobbiamo dividere la stagione in due parti. In pista la prestazione è stata sicuramente deludente, ma in molti sensi ce lo si poteva aspettare, perché stiamo mettendo il 120% delle risorse nella vettura del prossimo anno. Per noi l'anno prossimo sarà un'opportunità ancora maggiore con i cambiamenti aerodinamici, l'aggiunta del KERS, un'opportunità di migliorare in maniera significativa. Perciò dovevamo prendere delle decisioni difficili e la decisione difficile è stata quella di non concentrarci troppo sulla vettura di quest'anno e lavorare su quella dell'anno prossimo. Dentro la Factory è molto positivo, in pista finora molto deludente. Qual è stato l'aiuto che Ross Brawn vi ha dato finora? Penso che la prima cosa è che ci ha fornito un punto di riferimento, perché sa la Formula 1, conosce la Formula 1, sa come la Ferrari è riuscita a vincere così tanto e ci può dire queste sono le cose che servono, questi sono gli standard che bisogna raggiungere. In molti modi il primo aiuto è stato proprio di mettere questi standard. In secondo luogo la gente gli crede perché ha tanta esperienza, rispetta ciò che dice. Se dice questo va fatto, allora sa che bisogna farlo. Dal punto di vista della coordinazione è abituato a lavorare con grandi compagnie, in Ferrari lavorava con la Fiat, per cui è abituato a coordinare molte persone. È stato molto positivo per il Team Honda. Per quanto riguarda i piloti, ovviamente c'è sempre questo dubbio se Button e Barrichello rimarranno. Non abbiamo reso ovviamente un segreto il fatto che Fernando ci piacerebbe averlo nel nostro team, è un pilota fantastico. Abbiamo anche costruito un team molto forte, abbiamo grandi strutture, un ingegnere come Ross, ma i due pilotti hanno fatto un buon lavoro finora, ma se riuscissimo ad ottenere i servizi di un campione del mondo, due volte campione del mondo come Alonso, sarebbe molto importante per noi. Abbiamo parlato con lui, Fernando prenderà la sua decisione, ma se venisse alla Honda sarebbe un grande risultato. Forse per il suo compagno di squadra il prossimo anno, se venisse la Honda, potreste scegliere un pilota più giovane Honda driver, such as come Filippi, Luca Filippi. Sì, potremmo farlo, abbiamo dei piloti giovani molto bravi, Luca è uno di loro, Mike è un altro e ci sono tanti altri buoni piloti di GP2. C'è un'alternativa ovviamente, l'altra alternativa è quella dell'esperienza, dobbiamo equilibrare queste due alternative. Stiamo sviluppando molto il team di ingegneri e questo è molto positivo, è una cosa molto buona. D'altro canto la giovinezza porta entusiasmo, vedremo, non abbiamo ancora preso decisioni. Se Fernando decidesse di venire nel nostro team sarebbe buono e potremmo pensare all'altro pilota. Parliamo dell'anno prossimo e dei cambiamenti nei regolamenti, ovviamente, soprattutto i KERS che hanno avuto dei problemi per alcuni team. Voi avete avuto alcuni problemi, cosa ne pensate di questi cambiamenti? I cambiamenti sono molto positivi. L'idea di ridurre il carico aerodinamico e sostituirlo con più aderenza meccanica dal punto di vista delle gomme è sicuramente positivo. Dovrebbe rendere le vetture più divertenti da guidare, le gare più competitive. Penso che tutto il concetto sia molto positivo. Ovviamente il concetto ambientale è anche molto importante per il Team Honda come compagnia che vende vetture più piccole e più efficienti dal punto di vista del carburante, per cui che la Formula 1 pensi all'ambiente per noi è molto positivo. Il sistema dei KERS è molto simile a quello utilizzato sulla Honda Civic, per cui abbiamo
un po' di esperienza in quest'area, abbiamo delle somiglianze tra le vetture di serie e di Formula 1, molto importante perché una dovrebbe dirigere le altre. Ci piace molto l'idea dei KERS, per cui finora non abbiamo avuto problemi. Ovviamente bisogna avere a che fare con sistemi di grande potenza dal punto di vista elettrico, bisogna stare molto attenti, ma per quanto riguarda una vettura di Formula 1 bisogna fare anche molta attenzione.